Io davvero ci avevo creduto che a un certo momento ci saremmo presi tutti per mano e avremmo cantato tutti insieme Kumbaya. Io ci avevo creduto. Io ho cantato l'inno sul balcone di casa mia, io, l'inno più brutto della storia dell'indie mondiale di sempre. Ero lì, con le lacrime agli occhi, la mano sul cuore, a cantare Fratelli d'Italia, con mio figlio 12 anni che mi guardava e diceva, papà, ma che cazzo fai? Abbiamo indossato una mascherina sotto la maschera di bontà che ci eravamo messi. Perché in realtà siamo delle merde. Ma sai quando l'ho capito? Che non eravamo cambiati per niente, tirando peraltro un sospiro di sollievo, perché io un mondo che canta Kumbaya non ce la faccio. Allora, quando è atterrata Silvia Romano, vi ricordate? In pieno lockdown, a terra Silvia Romano, rilasciata. Giusto, lei arriva e noi eravamo tutti lì con 3 giorni così, c'era un cazzo da fare, questo aereo che arriva, la scaletta, lei che scende, e dice cosa c'ha addosso? Un kiwi, cioè, che non è un kiwi, è un velo, scopertita. Cos'è che dice il giornalista? Si chiama più Silvia, Aisha, che... merda. E noi che abbiamo pagato, merda, dovevamo lasciarla là, merda. Invece il mio primo pensiero, devo dire, è stato un po' laterale, ho detto, ma cazzo, pensa se la madre per festeggiare gli ha preparato le costine. Tira giù la mascherina per sentire meglio. Io non ho mai capito il meccanismo, non ho capito la connessione anatomica, tira giù e senti, non ho capito, però è così. Vi giuro che funziona, però, tutti gli giovani a sentimento, è una roba, sarà lì, non lo so che cazzo, comunque, si avvicina, tira giù la mascherina e ti fa così, ti fa, come stai? Perché questa empatia che abbiamo sviluppato, chiuso in casa, la dobbiamo tirare fuori adesso, no? Come stai? A me a questa domanda, che me la faccia un conoscente, uno sconosciuto, non importa, a me scatena sempre miliardi di file che si aprono qui dentro, sinapsi che si collegano fra i neuroni. Io sono pessimista a livello cosmico, tipo moriremo tutti. Quando sono ottimista ho dei picchi di ottimismo veramente imbarazzanti, morirete tutti. Supermercato. Ciao. Io sto che prima o dopo incontrerò qualcuno che lavora a YouTube e finalmente gli potrò fare questa domanda che durante il lockdown si è acuita. Perché se io una sera guardo un video di Ricky Gervais, se non sapete chi è andatelo a cercare, poi YouTube me ne propone 2 di Brignano? Perché è come andare a mangiare una fiorentina da 1,3 kg in un ristorante che vende la fiorentina da 1,3 kg e quando tu hai mangiato l'ultimo boccone di carne cotta poco, a me la carne piace così, al sa di più, un buon veterinario può ancora salvarla. Perché? È come è la stessa roba, no? Io sto mangiando l'ultimo boccone di fiorentina che si squalla bello col sabello. Arrivasse il cameriere e abbiamo anche del tofu meraviglioso. No! È la stessa cosa, hai capito? Allora, siccome ho usato degli artisti che magari non tutti conoscono, facciamo un altro esempio. È come se io una sera, in un revival mio, decido di riascoltare i Led Zeppelin da YouTube, ok? E loro mi propongono 2 video dei Maneskin. L'ho detto a mio figlio, mi ha detto è l'algoritmo. Allora, questa cosa è l'algoritmo, sta diventando un po' la risposta per tutto quello che non capiamo. Ma non capisci? Ma è l'algoritmo. Ma vaffanculo. Ma non può essere sempre l'algoritmo, perché se esistesse davvero e fosse giusto e fosse calcolato e fosse una cosa scientifica, questo cazzo di algoritmo, se tu guardi 2 video di fila dei Maneskin o 2 di Brignano, dopo per algoritmo ti deve venire fuori un video tutorial di Salvatore Aranzulla che ti spiega come disattivare la fibra per sempre, perché non te la meriti. Mi ricordo proprio il sudore, la fatica, il fiato corto, questo cuore che lo sentivo nel fortissimo. C'è dovuto un raggio di luce. Sei tipo Blues Brothers. Così qua. Mi sono fermato un attimo
e ho ragionato, ho avuto un momento di lucidità, ho detto, ma chi cazzo me lo fa fare? Ma io non vado neanche in palestra, cioè sono completamente fuori allenamento e sto producendo uno sforzo fisico che non è nelle mie corde. Sto rischiando la vita per un po' di fica. Ma stiamo scherzando? Così ho rallentato. Ho finito. Ho ringraziato. Sono educati comunque, non è che puoi finire, andare a fare. Ringraziato. Non era quella l'occasione, ma se c'è da pagare, pago quello che c'è da pagare. Mi manca a contrattare per dire. Quindi, e poi ho iniziato a riflettere. Ho detto, ma perché noi facciamo questa cosa, no? Perché viviamo la nostra vita, tutto quello che facciamo, guarda che se ci pensi, riconduce a lì alla fine. Cioè tutte le persone che vedi, tu pensi, come sarà letto? Chissà. Tutto. Poi non lo fai, non importa. Pensi rinconscio le volte, non te ne rendi neanche conto. Ma è così, vale per tutti. Non fate, ma io, no. Vale per tutti, è normale, è assolutamente sano. Riconduce tutto lì, no? Perché? Perché in questa cosa noi ci facciamo guidare dagli ormoni. Ecco, noi dividiamo il nostro sentiment tra ormoni e neuroni. Ora, i neuroni ovviamente sono gli intellettuali della situazione. I neuroni sono quelli che ti portano alle mostre, al cinema, al teatro, ai vernissage, alle inaugurazioni. Sono neuroni, quella roba lì. Ormoni non c'entra un cazzo. Neuroni. Ormoni sono diversi, gli ormoni sono i campanini, sono quelli che vengono giù in città il sabato pomeriggio a vedere le luci e le porte che si aprono da sole. Gli ormoni in branco vanno su di figo. Poi, sì. Discorso più intellettuale esplodono, ne frega un cazzo. Sulle patate, gnagna tu le palle. L'ormone va fuori in testa, un autoreggente l'ormone va fuori in testa, non prende più un cazzo. L'ormone è Alvaro Vitali che guarda Carmen Russo fare la doccia dal muro della salatura. Quello lì è l'ormone, capito? C'entra niente con i neuroni. Il neurone è quello che guardando la stessa scena dice, però la luce in quella ripresa, ecco, il neurone del... Vi ricordate come eravate voi da studenti quando vi portavano a teatro? Cioè era il giorno del bordello, giusto? E dai, si faceva casino. Quanto li abbiamo presi per il culo quelle compagnie di attori che arrivavano dalla Sicilia qui al nord dopo un viaggio pericoloso in treno per venire a mettere in scena la Giara di Pirandello. Quanto li abbiamo presi per il culo? Quando io mi sono trovato per la prima volta dall'altra parte, li ho rintracciati, gli ho telefonato e mi sono scusato. Partecipi alla lotteria degli scontrini. Ora sono usciti i primi vincitori, non so se avete sentito la notizia, l'ha andata un po' in sordina, primi vincitori lotteria degli scontrini, tutti al nord. Ma io le posso fare queste battute perché i miei genitori sono calabresi, è un po' come i negri che si dicono negro tra di loro, capito? Non posso fare. Io ho dei cugini in Calabria che mi hanno detto, ma non abbiamo vinto, no, niente qua, ma è perché ci vogliono gli scontrini, lì scontrini, scontrini. Ecco, e deve essere quella la cosa, è quella la cosa, cioè, lotteria degli scontrini che ci vogliono gli scontrini. Ragazzi, il governo Draghi è una delle, sembra quei film di Natale dove ci sono tutti, sembra un video porno che abbraccia tutte le categorie. È vero, il nostro è un governo tecnico, MILF, international, grandi tette. Ci potevo mettere anche Bizet perché c'è Brunetta. Le battute facili su Brunetta, comunque l'ho fatta perché non lasciavi dietro nessuno. È stato poter guardare la discussione in aula, Parlamento e Senato, sulla fiducia al governo Draghi. Ragazzi, io me la sono vista tutta. Mi ricordo una senatrice di LeU, non mi ricordo il nome, che ha fatto sto discorso così comunista. Tornato indietro, ti giuro, nella mente mi si è aperto un file con gli intillimani. Il primo maggio, le feste dell'unità con liscio, sono tornato indietro. Con questa, a quel certo momento, ti giuro, guardavo lei che parlava, mi sembrava che a fianco ci fosse Berlinguer, che faceva così. Che bello, ma allora si può dire ancora,
roba, ero contento, emozionato, a un certo momento, ti giuro, sembrava quasi che finisse come Mario Brega, in quel film di Verdone dove dice, ah, zoccole, io non sono comunista così, sono comunista così, bellissimo, ho detto, ma che bello, e però nessuno mi ha dato la gioia di sentire quello che io avrei voluto sentire in una discussione sulla fiducia al governo Draghi, qualcuno che si alzasse, destra, sinistra, centro, mettilo per cazzo, vuoi, indipendente, gruppo misto, qualunque cosa, che si alzasse e dicesse, guarda, noi la fiducia non gliela diamo perché lei andava a scuola con Magalli. Ma per, così per dispetto a tutti quelli che hanno rotto il cazzo a Giancarlo Magali per 2 settimane. Quando si parla, ma cioè, ma come, perché andava a scuola con Draghi? Allora tutti i giornalisti sotto casa di Magali che gli facevano, che cazzo gli vuoi chiedere? Com'era Draghi a scuola? Cosa volevi che ti dicesse? Cioè questo diventa capo del governo, quindi vuol dire che c'è anche la RAI per le palle, secondo te ne parla male. Secondo te dice, era una merda, beh, non lavora più Magali, allora, no, bravo. Ma poi cosa vuoi, qual è lo scoop? Quale potrebbe essere? Non so che ti dicesse una cosa, no, bravo, andava bene, era un ragazzo tranquillo, anche simpatico, ma nell'intervallo si metteva in un angolo lì a firmare le 1000 lire. E gli chiedevi perché, gli diceva, ma un giorno mi servirà, si porta. E non ho intenzione di venire a mancare nell'immediato, però secondo me certe cose vanno provate, quantomeno studiate. Allora, come ho una notorietà minima, ma ce l'ho, potrei aspirare serenamente a un servizio a studio aperto. No, dipende anche molto dalle modalità della dipartita, e questo non lo so perché i miei figli mi sembrano brave persone, però sai, non si sa mai, Anche Ted Bundy sembra una brava persona. Per cui, quello non si sa. Però, così, adesso, oggi come oggi, no. Però potrebbe starci che, metti che succede domani. Succede domani. Mentre torno a casa, succede domani. No? Non mi tocco in collina perché non ci credo. Guarda, però, ultimo spettacolo l'ho fatto qua, a tutto zero. Vengono qua. Arriva, il camioncino, studio aperto. C'è. E inizia a fare domande a voi. Guarda, i prenotati, vengono a cercarli, uno per uno. Gli chiedo com'era Daniele Danco. Ma ragazzi, mi raccomando, io ho sposato la verità. Da voi voglio la verità, ok? Com'era Daniele Danco? Grasso. La verità, certo, se non ci avete un cazzo da dire, andate a fare il culo. Però non mi dite quelle cose tipo era gentile, salutava sempre. Perché mi fa, perché non è vero, perché intanto saluto quando cazzo voglio dire, ti voglio io primo, no, ci tengo a dirlo che voglio che si sappia, poi gentile, bah, ieri mi girava le palle, ho preso la bici mio figlio, ho buttato per terra, lui era sopra, per dire, quindi c'è anche lì, va, ma menti, non è che sono sempre gentile. Evitiamo quelle stronzate, se ci sono dei giornalisti, mi raccomando, prendete appunti, non scrivetemi il necrologio 2.0, che cioè adesso tu leggi ognuno che muore, in qualunque modo, cioè, era molto attivo sui social. Leggi l'articolo, c'è questa frase, era molto attivo sui social. Ma che non è vero. No, io non sono attivo sui social, cioè io li inseguo, ma non ce la faccio, sono un vecchio, sono un boomer. Non riesco. È proprio il concetto che mi manca, no? A me sembra sempre che mi spino, cioè per cui che vogliono sapere i cazzi miei, quindi sono un po' reticente, non mi piace questa cosa qui tanto, come noi, non sono molto attivo. Allora, secondo la mia agente, io dovrei fare 30 Instagram stories al giorno. Poi dovrei fare un post su Facebook la mattina e uno la sera, serio la mattina, battuta la sera. Foto di tutto quello che faccio, compreso la visita al proctologo con dettagli. E un gattino, ogni tanto, così a cazzo, anche prima di mangiarlo. Cazzo, lui cantava lui, operaio, tornitore di tal sider di sinistra, le canzoni erano 3 in loop, bandiera rosso, bella ciao, addio Lugano bella, appunto, 12 strofe, il gioco era, ne cantiamo una a testa, chi sbaglia si ricomincia da capo, non l'abbiamo mai finita, io non so come va a finire, addio Lugano bella. E poi ci sono gli anarchici informali, si sospetta, gli anarchici informali. Sono gli anarchici informali, cioè, come te li immagini? Che è gente che va a fare le cose da anarchici così come si trova, informale. Magari prima di uscire chiedono alla moglie, come sto? Come ci vado a mettere la bomba? Ma così anche in tuta stai bene, sai? Magari
taglierei mocassini che con la tuta. Ti scappi al ginnastico, se dovete scappare almeno, mi sa che c'hai ragione, cazzo. Però così, no? Vado bene, sì, informale, dai, è nato così. Io gli anarchici informali me li immagino ricchi, che pontificano nei salotti bene, anarchici con Rolex. O per attenzione, perché rimane gente attiva, cioè rimangono anarchici, cioè rimane gente che non la manda a dire, questi sono capaci che di notte ti vanno su un muro in periferia e ti scrivono con lo spray, vernice spray glitterato, sbivvi merde, prima di sparire nella notte con un monopattino elettrico, cioè questa gente così, attenzione. Quando avremo fatto tutte queste cose, poi possiamo parlare di tavolo, terzo valico, tutto il cazzo che volete, perché porca troia, ve lo dovete guadagnare. Si è dimesso Zingaretti? No. No, l'aveva già intuito che era merda nei panini, eh. E hanno chiesto se vuoi fare il segretario. Tu le baguette. No. Si è preso 48 ore per dare la risposta, in realtà stava finendo di dire no. Poi ha accettato, ha preso l'aereo, è arrivato a Roma. Primo discorso da segretario l'ha fatto via Zoom con Bruzzone che gli rompeva i coglioni.